Buon pomeriggio, eccoci di nuovo qui ancora una volta per parlare della Rebel Box. Questa è la To the Moon and Back e è una box da cui traspariva già che uno degli elementi sarebbe stato a tema Sailor Moon. Ebbene, amici, adesso ve lo posso dire, io ufficialmente odio Sailor Moon. Non sono riuscita neanche a vedere il cartone animato quando ero più piccina, ci ho riprovato diverse volte, ma non fa proprio per me. E allora immagino già la vostra domanda: Vanessa, ma si odia Sailor Moon perché hai preso la box dedicata a Sailor Moon? Semplice, perché ci tenevo comunque a supportare il progetto di Rebel Box. E quindi anche questa è tra le mie mani e sono felicissima perché, tranne quell'unica cosa che è proprio dedicata a Sailor Moon, per il resto nella box ho trovato cose meravigliose e adesso ve le mostro. Come sapete, io non riesco a fare gli unboxing, quelli veri. In realtà ho già aperto e commentato tutto insieme alla mia amica Francesca, che sta ancora ridendo di me quando ha saputo che odio Sailor Moon. Vabbè, lasciamo stare. E niente, adesso vi mostro il contenuto della box. E probabilmente mi dimenticherò di citare mentre faccio il video chi ha creato cosa, quindi onde evitare spiacevoli dimenticanze, sappiate che come sempre trovate tutto nella box qui sotto con i link ai profili Instagram di ogni artista o comunque team che ha partecipato alla realizzazione di questa box. Box che è comunque molto molto bella. Partiamo innanzitutto dall'illustratrice che apprezzo dall'illustratrice no, dall'illustrazione che apprezzo tantissimo anche io che non sono una fan di Sailor Moon. Vabbè, è rosa e quindi poteva non piacermi e no, in realtà mi piace veramente tanto e sicuramente la appenderò a casa nuova in quella che sarà la mia parete Rebel Box, perché voglio fare una parete con tutte le meravigliose illustrazioni trovate nel corso degli anni nelle box. Vi mostro poi una delle cose che mi sono piaciute più di tutte in assoluto, che è la stellina, è lo scintillino di Capodanno, che io non avrò cuore di utilizzare praticamente mai nella vita, però trovo sia perfetto per fare da sfondo ad alcune delle mie foto. E devo dire, insomma, questo mi è piaciuto proprio tantissimo. Vabbè, ve l'ho detto che tranne una cosa che in realtà non è neanche per la cosa in sé, ma è proprio perché odio Sailor Moon. Ci sono poi le carte, queste qui, Figlie delle Stelle. Ovviamente le carte che si trovano all'interno delle Rebel Box sono sempre meravigliose. E vabbè, speriamo che non gli faccio fare la fine dei tarocchi. Ne ho dei mazzi stupendi che però sono praticamente incapace di utilizzare. Allora, questo è il dorso delle carte. E come potete vedere, molto bello, molto raffinato, ma le illustrazioni sono pazzesche, cioè questo è il mio segno. Sì, tra pochissimo è il mio compleanno e vabbè, ma sono tutte bellissime, non ce n'è una più bella e una meno bella. E sono belle anche così da collezionare, ecco, ve le faccio scorrere ancora un po'. Come vi ho detto prima, dopo controllate il box, così vi metto tutte le informazioni relative in questo caso all'artista, ma anche quelle di tutti gli altri prodotti. Sto pensando che forse questo video si potrebbe sentire un po' bassino, perché ho dimenticato di attaccare il microfono. Scusatemi, ma è un po' che non faccio video e si vede. E questa è la cartolina in cui sono spiegati tutti i prodotti e menzionati tutti gli artisti e sarà la mia salvezza quando andrò a scrivere la box con le info. Passiamo al prodotto incriminato. Eccolo qui. Quello che mi è piaciuto meno è un prodotto Abby Style, quindi ufficiale di Sailor Moon, con quattro bicchierini da shot, da shottino.
che io regalerò, venderò, non lo so, ma sicuramente non terrò in casa, benché siano rosa, benché i gatti, però no, purtroppo proprio questa poca simpatia per il personaggio e quindi non riesco neanche a pensare di tenere in casa i bicchierini. Passiamo poi a un altro dei prodotti che ho veramente apprezzato. E sembra un beauty case, in realtà no, è un contenitore termico di quelli per portarsi il pranzo, ce la vedo poco, però almeno la merenda quando si è fuori casa. E a tema ovviamente spaziale, e lo trovo molto bello e molto utile anche in vista dell'estate, magari se uno volesse portarsi, non lo so, uno yogurt o comunque una merenda fresca. Nelle giornate di calura, io che uso le borse tipo quelle di Mary Poppins, praticamente giganti, e apprezzo veramente tantissimo. E ultimo, ma non per importanza, ma anzi, come sapete, in genere per me è il pezzo forte della box, il libro Donne di Scienza, 50 donne che hanno cambiato il mondo, è della Nord Sud Edizioni. Ed è bellissimo, proprio io adoro questi libri un po' ispirazionali. E ecco qui, vi faccio vedere qualcosa anche delle illustrazioni all'interno. Ho dato una scorsa veloce alla lista dei personaggi ed ho trovato, per quanto riguarda l'Italia, Rita Levi Montalcini. Mi dispiace per esempio non aver trovato Samantha Cristoforetti, che è veramente un esempio e una grandissima fonte di ispirazione per tante bambine ed è assolutamente collegata al mondo della scienza, visto che fa l'astronauta, e questo un po' mi è dispiaciuto, però ho trovato tante bellissime personalità e c'è l'elenco in fondo al libro. E questo è secondo me veramente il pezzo forte di tutta la box. Niente, spero che la box vi sia piaciuta. Se non conoscete ancora il progetto, vi consiglio di visitare i canali ufficiali di Rebel Box, quindi l'account Instagram o la pagina Facebook per rimanere aggiornati praticamente sempre sulle novità. Iscrivervi alla newsletter e soprattutto di andare a vedere sul sito perché hanno cose meravigliose anche fuori dalle box. Ci tengo a ricordarvi che non è un video sponsorizzato, la box me la sono comprata come sempre, ma lo faccio con tanto piacere perché apprezzo tantissimo quello che Rebel Box fa e niente, ho scoperto tantissime belle realtà grazie a loro e spero di condividere un pochettino il verbo. Niente, vi saluto, vi auguro buona giornata, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!